La storia è ciclica, si ripete, come le fasi di questo importante torneo europeo. Anche quest'anno è arrivato il momento degli ottavi di finale. La fase a gruppi è alle spalle. Qui non ci sono seconde opportunità. Non bisognerà avere pietà per l'avversario. Istinto, tenacia, lotta per la sopravvivenza. Queste sono le uniche regole della legge del più forte. Prendete posto sui gradoni dell'arena. Che la battaglia abbia inizio. I cuori dei tifosi del Bayern, Kjær Rotem, si odono ben al di fuori delle mura dello stadio e rendono onore alla straordinaria storia del Bayern. Il pubblico di Gamp si coordina per il tiro. Allontana la palla. Müller, palla filtrante per Lewandowski, Coman, Davis, beccato in offside da guardaline. Lewandowski, di forza. Le squadre lottano per il possesso del pallone. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Rimessa in gioco dunque. Se n'è andato il primo quarto d'ora. Nessuna delle due squadre fino adesso è riuscita a superare il portiere avversario. 0-0. Interviene tempestivamente. Vede la porta. Occhio al tiro. Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Un passaggio filtrante da manuale. Ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Kimmich. Il pallone lo stanno facendo girare bene. Sono in attesa dell'occasione giusta per cogliere di sorpresa gli avversari. Recupera palla con un ottimo intervento. Può andare in rete. Gnabry. Kimmich. Gnabry. Gioca con un pallone lungo. Prova la magia in profondità. Spazza il più lontano possibile. Bell'anticipo, pericolo sventato. Tolisso. A sinistra con il passaggio. Allontana il pericolo. Coman. Gioca una palla lunga. Scatta verso il pallone. Si libera della palla ed evita complicazioni. Palla riconquistata immediatamente.
Bel gesto tecnico. Coman, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Davis si guarda intorno. Alaba, cambio di fronte. Gnabry, lungo passaggio in avanti. Questa serie è così lunga di passaggi, possono correre dei rischi. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. La difesa fino a qui è stata perfetta, non ha praticamente consentito mai agli attaccanti di giocare. Stanno facendo davvero molto bene. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 al primo tempo. E iniziano i secondi 45 minuti. Conclusione! Cerca l'uomo là davanti. Müller va a raccogliere il passaggio. Fallo, calcio di punizione. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina. Ecco Lewandowski. Il portiere si oppone. È stata una grande parata, non era facile, il tiro era davvero potente. Lewandowski, Müller. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. È stato bravo a controllare la palla, ma forse ha avuto troppa fretta di tirare. Un'occasione comunque sprecata. Palla in profondità per il compagno. Qui può partire il contropiede. C'è la palla filtrante. Palla filtrante. Lewandowski. Splendida reazione del portiere. Ha messo alla prova il portiere. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Alaba decide di battere colpo. Pallone lungo in verticale. Alaba. Lewandowski. Prova Müller. Cerca il passaggio profondo. Kimmich. Allarga il gioco sulle fasce. Ecco il cross. La sua palla interrompe l'azione. Tolisso. Müller sulla destra, prova la verticalizzazione ma il tentativo non ha fortuna. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Goretzka avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. C'è la palla lunga in avanti. Ecco Lewandowski. Se ne va. Bella apertura. Passaggio sulla destra. Da lì può crossare. Cross di Lewandowski. Aveva tanti compagni all'interno dell'area di rigore che potevano sfruttare il suo cross. Non è stato preciso. C'è l'opportunità per il contropiede. Ronny Lopez. Ronny
Lopez prova a prolungare. Dalla distanza! Conclusione sul fondo. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. E trova bene il compagno. Sané. La gioca in profondità. Goretzka ha spazio per affondare. Scatta verso il pallone. Riesce ad intercettare. Ronny Lopez. Lewandowski. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Vuole la profondità. Può calciare e cerca il tiro. E c'è il gol. Molto probabile che questo sia il colpo del KO. Arriva proprio all'ultimo momento. Aveva tutto lo specchio della porta a disposizione e non ha mancato l'appuntamento con il gol. Ha eseguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. Si ricomincia dall'1-0. Vantaggio meritato, ma devono stare attenti a non sprecare tutto adesso. Propone di continuare la manovra sul lato contrario. Sané. 1-0 il risultato mentre ci avviamo alla fine. Può essere la loro ultima azione d'attacco. Qui deve tirare. Bel tiro. Sono andati vicini al gol. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina. È venuto il momento di alterare la formazione. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. La squadra meno quotata sta per aggiudicarsi una grande vittoria. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Javi Martinez. Qualche istante sarà tutto finito. E adesso devono inventarsi qualcosa. Potrebbe anche essere l'ultima occasione. Choupo-Moting. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Ronny Lopez. Il portiere la calcia lontano. E l'arbitro dice che può bastare. Eccellente prova di carattere. Ottimo risultato ottenuto in casa degli avversari. Luca, che ne pensi della partita di oggi? Il Nizza ci ha ricordato oggi perché questo sport regala emozioni uniche. Ha giocato con la leggerezza di chi non ha i favori del pronostico, rifiutando la parte di vittima sacrificale. Si chiude qui il nostro collegamento. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Sono io che ringrazio te, Fabio. Oggi la squadra che gioca in casa si sente abbastanza sicura di passare il turno. Hanno vinto all'andata giocando sul campo esterno e anche se non è stata una vittoria schiacciante, quel gol di differenza permette loro di affrontare il match di oggi con una certa tranquillità.
e poi c'è il fattore campo. Oggi potranno giocare davanti al loro pubblico. A quanto pare non c'è rimasto un seggiolino vuoto. I tifosi di casa sentono che i loro ragazzi hanno tutte le carte in regola per chiudere i conti. Che complesso magnifico! È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. Gara in discesa per i padroni di casa, ma c'è da stare attenti alla forza della disperazione degli avversari. Come ben sa il cacciatore esperto dopo aver ferito la preda. Dopo una buona andata hanno il destino nelle loro mani. Essere avanti di un gol non è un vantaggio enorme, ma poter gestire questo piccolo bottino tra le mura amiche può essere comunque decisivo, Fabio. Hanno potuto preparare la gara con tranquillità e sicurezza. Non possono permettersi di sciupare questa grande occasione. Nel frattempo la gara è iniziata. Ren Adelaide. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Continua ad andare, palla al piede. Cross sul secondo palo. E il portiere si mette una pezza. Qui cercherà. E il portiere dice di no. Poteva essere una conclusione decisiva, ma l'estremo difensore ha fatto il suo dovere. Lungo passaggio in avanti. Qui può partire il contropiede. Kimmi. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Alza la palla in profondità verso un compagno. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Sané. Mette la palla in avanti. E il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. C'è la palla lunga, in avanti. Alaba. Goretzka. Tocco morbido. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Occasione per il contropiede. Goretzka. Provano a ripartire da dietro. Inizia il calcio di punizione. Non finisce sull'effetto, per il momento l'arbitro decide di calmarlo con un discorso. Lopez, che all'andata si è messo in evidenza contribuendo alla vittoria con un gol. Decide di sfruttare la fascia. E il guardaline indica il calcio d'angolo. Gnabry. Müller. Palla filtrante per Lewandowski. Grande movimento nello spazio. Ren Adelaide prova la fondo sulla destra. Iniziativa personale è piuttosto pericolosa, ma la difesa ha fatto il suo dovere. La mette in mezzo.
Sané. Cambia gioco. Gnabry. Javi Martinez. Gnabry. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Hernandez riconquista la palla. Gnabry. Arriva il fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Partita abbastanza equilibrata, il risultato dell'andata per il momento è determinante. 0-0 alla fine della prima frazione e speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol e che così il risultato si sblocchi. Prime fasi della ripresa già in corso. Nizza ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare il volume di gioco e le occasioni create. Dante. Reina Adelaide. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Alaba. Javi Martinez. Müller. Il portiere si oppone. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Interessante azione sulla fascia destra. L'appoggio sulla fascia. Decide di sfruttare la fascia. Allunga in verticale. Gnabry. È davvero una bella serie di passaggi questa. Opta per il lancio lungo. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Sta a loro dare il massimo in questa fase avanzando il più possibile. Assolutamente. Reina Adelaide prova a spingere sulla corsia di destra. Ecco il tiro. Grande parata dell'estremo difensore. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applauso. Goretzka prova con la palla lunga, vuole la profondità. L'idea era buona, ma non è riuscito a trovare il compagno giusto. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Si appoggia al portiere. Estremo difensore, la calcia lunga. Pallone lungo in verticale. Dunque, rimessa laterale. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Passaggio intercettato. Prova Müller. Ottimo, Lewandowski! Ha colpito con grande rapidità.
è in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Da lì può segnare. Müller la toglie dalla porta. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Inizia il calcio di punizione. Beh, qui gli è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. Va via di forza. Ci mette il fisico e conquista il pallone. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Degel senza compromessi. C'è l'opportunità per il contropiede. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Hanno già riconquistato palla. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Ottima la pressione difensiva. Solo il recupero li separa da una vittoria che pochi avevano previsto. Meglio in questa circolazione della palla. Non hanno più tanto tempo per rimediare. Intercetta il passaggio, pericolo. Palla filtrata. Baldino! Salva la sua porta. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Avanti così. Adesso si comincia a fare sul serio. Luca, cosa ti è sembrato di questa doppia sfida? Oggi partivano da basi solide e dovevano essere concreti. La squadra ha dimostrato di saper ottenere quello che voleva e l'ha fatto con merito. Siamo ai titoli di coda. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Ricambio i ringraziamenti. No. Le due squadre ripartono da una situazione che si può considerare di assoluta equivalenza, perché la partita di andata si è chiusa a reti bianche. Da allora bisogna dire che le polemiche fuori dal terreno di gioco non si sono certo acquietate. Chi ha affermato che bisognava giocare un calcio più creativo e offensivo e chi ha accusato l'avversario invece di voler addormentare la partita troppo, in attesa poi di giocarsela in questi 90 minuti finali. Ci prova di testa! Un colpo di testa da dimenticare. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Rakitic, di forza. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Conclusione! Superbo inizio! Grazie a questo gol adesso sono avanti. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. Acuña. Scodella in avanti. Numero.
Acuña, il suo pallone è morbido. Da lì può segnare. È in ottima posizione, occasione da rete. Vasquez, ecco un'occasione di gol, può concludere. Perdendo questa palla hanno commesso un errore che poteva costare molto caro. Lungo passaggio in avanti. Bel pallone. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Reina de Leid. Si libera la grande. Continua ad andare, palla al piede. Occhio alla palla, un grande riflesso qui. Ai ai, stanno correndo di nuovo lui. Preferisce il retropassaggio. Colpisce il pallone. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Una delle due formazioni sta dominando chiaramente sia nel gioco che nel tabellino dei marcatori. E trova il compagno. Suso. Fernando. Ricordiamo che la partita si è sbloccata già nei minuti iniziali. E così siamo evidentemente sull'1. Può tentare la conclusione. Bel tiro. Sono andati vicino al gol. Ha provato ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Reina de Leid. C'è letteralmente una pioggia di cross in area lunga. Sì, quando è una torre al centro dell'area devi provarci. Più palloni metti in mezzo, più chance hai di segnare. Basta un mezzo pallone giocabile per arrivare al gol. Certo, affidarsi solo al cross può essere noioso e prevedibile, ma rimane una tattica che può dare i suoi frutti. Fernando. Prova con la palla lunga. Prova la magia in profondità. Va al tiro! Sul fondo ha gettato al vento un'occasione ghiotta a tu per tu con l'estremo difensore. Mette il turbo. Cerca spazio. Questo errore potrebbe essergli fatale. Ecco il tiro. Realizzazione decisamente infelice. Era proprio lì, davanti alla porta. Ha buttato via l'occasione. Interessante azione sulla fascia destra. Prosegue nella sua corsa.
si lancia in un'azione personale sulla fascia destra. Attenzione, prova il tiro. Due gol in più e partita saldamente nelle loro mani. Il movimento è stato perfetto, si è fatto trovare pronto e ha segnato. Il passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittare. Segna quindi la seconda rete in questa competizione. Si riparte da un netto 2-0. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che due gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre. Rakitic. Rakitic. Rakitic allarga il gioco sulle fasce. Va al cross, si butta per incornare. E gol! E hanno trovato il gol in pieno recupero. Ha trovato il tempo giusto sul pallone e l'ha messa dentro. Gran bel gol. Si è tuffato di testa. Ha scelto il modo più spettacolare per impattare il pallone. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Primo tempo davvero interessante. Tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. La gara è ancora senza un vero padrone. Le compagini hanno entrambe dimostrato di poter arrivare in porta, ma il prossimo gol potrebbe dimostrarsi davvero pesante. 2-1 il punteggio. È stata una partita molto intensa con già 3 gol e ovviamente tutto è ancora possibile. Iniziano i secondi 45 minuti. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Ronnie Lopez. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Acuña. Ecco Suso, allunga il piede verso il pallone. L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. Rakitic. È stato splendido il portiere e ha detto di no. Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla. Gran bella parata. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Reina de Leide. Vuole la profondità. Cerca lo spunto. La allontana con forza. La gioca in profondità. Prova la verticalizzazione. Se ne va. Occasione. Prova la conclusione. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Sta a loro dare il massimo in questa fase, avanzando il più possibile. Assolutamente. Prova il cross. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale.
pronto, la toglie dalla porta. Che salvataggio da parte del portiere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Colpisce. C'è la palla lunga, in avanti. Pallone lungo, in verticale. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Ronnie Lopez. Chance per tirare. È in sacco. Doveva solo spingerla in rete, però è facile per lui. Qui vorrei sottolineare l'assist incredibile che ha ricevuto dal compagno. Ha tagliato fuori tutta la difesa e a lui non è rimasto che depositare il pallone in porta. E sono tre. E ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. È in uno stato di forma di poco strepitoso. Il divario tra le squadre si allarga a due reti. Un gol meritatissimo, secondo me. Stanno giocando molto bene e ora questo doppio vantaggio li farà sentire ancora più sicuri. Opportunità di ripartire. Ha spazio sulla fascia. La mette in mezzo. Sbroglia la situazione. La mette sulla fascia. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Pallone rasoterra in aria. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. L'estremo difensore la calcia lunga. Guadagna metri. E ora un duello tra lui e il portiere. Bella apertura. Qui può partire il contropiede. E passa. Suso. Può colpire. E ha fallito una buona occasione da gol. Una grande occasione di tornare in partita. La loro delusione è comprensibile. Scodella in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Prova a fare tutto da solo. Manca poco tempo e poi potranno festeggiare l'accesso alla semifinale. Ronnie Lopez. Si libera la grande. Lungo. Hanno ottenuto un fallo laterale. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio, vediamo se la squadra ne avrà beneficio. Quarto uomo alza la lavagna luminosa e indica un recupero di 3 minuti. Bella palla ad allargare il gioco. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. È un grande risultato. Volano in semifinale grazie a una grande partita. Come giudichi la partita che abbiamo appena finito di vedere, Luca? Il risultato è sorprendente fino a un certo punto.
concedevano molto in termini di qualità agli avversari, ma non erano così lontani per quanto riguarda la forma fisica e l'hanno dimostrato. La nostra telecronaca termina qui. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. È sempre un piacere lavorare con te, Fabio. Thank you.